Ofelia Malinov, l'Italia ha rotto il ghiaccio, 3-0 al Portogallo. Il tuo commento? Sì, era una partita da rompere il ghiaccio, esattamente, dove ci serviva per prendere fiducia, per riprendere un po' il ritmo gara e che ci prepara appunto a affrontare le prossime partite. Domani l'Ucraina, sarà un impegno più duro? Sì, è una partita sicuramente più difficile, più insidiosa, che è una squadra da non sottovalutare perché ci può mettere in difficoltà e penso che dobbiamo tenere sempre il livello del nostro gioco alto, cercare di tenere il ritmo e giocare alle nostre possibilità senza permettere niente agli altri. Quanto è stato emozionante ieri entrare in campo? È stato bello, abbiamo iniziato finalmente questo europeo e si sente l'aria di voler fare bene, di voler raggiungere qualcosa di importante che penso dobbiamo pensare giorno per giorno, partita dopo partita e alzare appunto e migliorarci di volta in volta. Dopo la qualificazione olimpica, com'è cambiata tra virgolette la squadra? Sapere già di avere in tasca il pass per Tokyo è una bella sicurezza, si può guardare in là con più tranquillità, sempre tenendo conto dell'importanza dell'evento. Sì, abbiamo fatto penso una grandissima cosa, abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo che ci permette sia di lavorare con più serenità per l'anno prossimo, sapere comunque di prepararci per un grandissimo evento ci dà quella voglia di giocare ancora meglio, di migliorarci sempre di più e penso che questo ci è servito tanto, soprattutto anche vincere contro l'Olanda ci ha dato molta consapevolezza. Poi abbiamo ritrovato l'Italia che mancava un po' dal mondiale dell'anno scorso e questa è la cosa più importante. È il tuo secondo europeo, nel 2015 eri dietro a Leo Lobianco, questa volta invece titolare, è stata una sorta di esordio anche ripensando alla sfortuna del 2017? Sì, avevo un sacco di voglia di giocarmi questo europeo, averlo iniziato è quasi un sogno che si è avverato e niente, 4 anni fa è stato il mio primo europeo che è stata una bellissima esperienza. 2 anni fa non ho potuto farlo e quest'anno invece voglio giocarmelo al meglio e fino in fondo.